Un cordiale ed affettuoso saluto amici telespettatori, amici di TV Luna, appassionati di calcio, tifosi, simpatizzanti, come chiamarvi? Grandi, grandi amici. Buonasera, buonasera, bentrovati ad un nuovo numero di Linea Diretta con i tifosi, appuntamento settimanale per parlare insieme a noi ai nostri ospiti del Napoli. Questo Napoli che non vince da Torino, non pareggia, ma addirittura perde per 3-0. Vedremo se il punteggio premia il giusto impegno degli azzurri o è un punteggio pesante rispetto alla partita stessa. Lo capiremo con i nostri ospiti che vado a presentarvi. Primo su tutti Tommaso Mandato. Buonasera Tommaso. Buonasera, buonasera a voi. E poi Carmine Tascone. Ciao Carmine. Buonasera. Come spesso accade in questa città, la depressione dopo l'esaltazione è ormai diventata una cosa che si ripete sempre, Tommaso. Beh, questo ormai fa parte del nostro DNA, esaltarci per tante belle vittorie e soddisfazioni e contemporaneamente essere depressi per qualche battuta di arresto. Io dico che sempre nel calcio bisogna avere una certa misura, bisogna avere un certo equilibrio. Il Napoli ieri ha perso una battaglia importante, sicuramente non una battaglia fondamentale ai fini chiaramente dello scudetto. Però ce ne sono tante, ci sono tantissime ancora guerre da battaglie da combattere, per cui c'è tanto in gioco e il Napoli sicuramente, io di questo ne sono certo, durerà fino alla fine. Carmine Tascone. Che partita è stata? No, ho detto esaltazione e depressione. Ma il calcio è questo, quando si Calcio vince a il Napoli questo. calcio a Napoli, il calcio a Napoli, il calcio è tu, secondo me dappertutto, non soltanto a Napoli, assolutamente non condivido la tua cosa Maggiormente a soltanto a Napoli, Napoli, maggiormente a Napoli perché i tifosi amano il Napoli, ce l'hanno nel cuore, a Napoli l'unica cosa che funziona è il Napoli, tutte le altre, il buco, il fuoco, la neve, l'acqua, il terremoto, l'unica cosa che funziona è il calcio. Cioè, che funzionava perché onestamente, un po' più avanti andiamo ad analizzare la partita, il Napoli, in tutta sincerità, ieri non mi è piaciuto e hanno fatto poco per non perdere la partita. Sicuramente il gol è fuori gioco, andiamo anche qui a valutare che era fuori gioco. Comunque il calcio è anche questo, diceva un amico mio, si chiamava Certo, Sebastino Ferrara, il calcio è anche questo. dobbiamo parlare di calcio, dobbiamo parlare però anche dei incredibili atteggiamenti vissuti a Torino. Io ero lì, ero dentro lo stadio, ero fuori, ho visto veramente cose pazzesche. Sapevo di cori provocatori, sapevo, sapete anche il mio percorso qual è, sapete, mi conoscete, ho visto tante trasferte. Ma c'è un odio pazzesco in questo stadio, c'è un odio veramente strisciante, che non comprende 300-400 persone, come spesso succede, ma qui veramente Tutto lo parliamo stadio, di tutto lo stadio. migliaia, migliaia di persone. Fare striscioni contro il Vesuvio, preparare addirittura una coreografia con un Vesuvio che esplode o quant'altro, certo, sarà lo sfottò, sarà quello che volete voi, sta di fatto che veramente non se ne può più. E in base a questo, in base a questo, la Juventus oggi pomeriggio è stata punita per Due i cori di giornate. discriminazione. Hanno disposto che le curve della Juventus Stadio sono chiuse per 2 turni, la nord per 1 turno e la sud per 2. Questo perché è stata revocata la sospensione della sanzione deliberata per Juventus Genova, 50.000 euro di multe poi combinate alla società. Dunque la curva sud resterà chiusa nelle partite contro l'Udinese e contro il Sassuolo, mentre la nord solo con l'Udinese. Il giudice Tosella aveva già squalificato la curva sud per i cori contro il Juventus Genova e con la nuova sanzione sarebbe sommata alla precedente. Così sono scattate le 2 giornate di stop. Alla nota del giudice vengono riportati i contenuti dei cori di discriminazione con questa considerazione: tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del comportamento discriminatorio per origine territoriale rilevati ai fini sanzionatori per dimensione e percettibilità. Multa salata però anche per il Napoli, 50.000 euro di multa per il lancio di 5 petardi ad alto potenziale Caspita. e di oggetti contundenti verso la tifoseria avversaria, creando panico e costringendo 4 persone a ricorrere alle cure dei sanitari. Fin qui il bollettino di guerra che si arricchisce con degli arresti e dei fermi e delle denunce di cui vi parlerò fra poco. Vado al telefono, c'è un primo telespettatore in linea, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera.
Pronto? Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Ciao. Sì, volevo, no Angelo, volevo un parere da mister Tasconi, saluto anche il signor Tommaso, su questa cosa che, su questa opinione che ho, diciamo. E niente, volevo dire che sinceramente tra, dopo la sconfitta del Napoli, no, da tutto quello che ho sentito, cioè sinceramente sono stanco di sentir parlare che guardano sempre, no ma forse perché Benitez doveva, perché quello Hamsik, no. Il Napoli, io dico una cosa, c'ha una squadra forte, cioè sono tutti giocatori forti, ma è troppo corta e mancano i top player. Allora se De Laurentiis non mette mano alla tasca e compra tre top player, non lo vuole fare e allora ha sbagliato piazza. Cioè questo è quello che dico io, perché Higuain non è un top player, è un giocatore forte. Il top player è Cristiano Ronaldo. Se non ti vai a prendere questi giocatori qua, non vincerai mai niente. Questa è la mia opinione. Volevo un parere da mister Tascone e forza Napoli. Grazie Angelo, ciao. Ciao. Ma di massima non è un top player, ma il Napoli ha acquistato quello. Ragazzi, noi non dobbiamo fare che quando si vince questi giocatori vanno alle stelle, perché io ho visto stamattina dei giornali tutto 4 e 5, 4 e mezzo, 5, onestamente su cose che non fanno bene, perché non si può sempre vincere. Ragazzi, il calcio è anche questo. Nel calcio ci sono delle giornate sì, positive, e delle giornate no, negative. La partita della Juve domenica, ieri sera, è stata una partita non positivissima, al top, al 100%, perché Isla e Asamoah ci hanno messo in enorme difficoltà, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, che in fase di possesso attaccavano sempre sul povero Armero, perché hanno capito, hanno studiato bene la partita. Purtroppo Armero, lo sappiamo tutti, ma di cosa stiamo parlando? A Napoli manca Mesto, a Napoli manca Zuniga, i difensori che stava facendo giocare, noi avevamo una abbiamo sempre detto in questa trasmissione, è un grande attacco, è un buon centrocampo, ma abbiamo una pessima difesa. Chi gioca, gioca. La difesa del Napoli è una difesa ballerina, ma lo sapevamo tutti. È andata bene col Chievo, è andato bene con la Fiorentina, è andato bene. Però quando si incontra una squadra di spessore che ti studia la partita come l'ha fatta Antonio Conte, perché nei primi 20 minuti onestamente noi ci siamo abbassati, nessuno stava nella metà campo della Juve per 20 minuti, tutti dietro si sono abbassati, è lì che ha incominciato a giocare il possesso palla Bonucci, Barzagli, Ogbon, Barzaglia, Bonucci, e hanno messo in difficoltà dopo con i tagli, perché pescavano Pirlo, e anche qui penso che Mamsic non può andare a marcare, che non è con, nella sua mentalità, è inutile che si mette Mamsic vicino a Pirlo, perché Mamsic è un giocatore, non dico come Pirlo, ma quasi. Quindi non può marcare Pirlo. E questo è stato un altro errore che ha commesso il Napoli ieri sera. Sì, un errore che ha commesso il Napoli. Adesso ne capiremo un po'. Stanno scrivendo anche i tifosi. Una domanda per Carmine Tascone. Tascone, cosa ne pensa di Fernandez in quest'ultima partita? Realmente un giocatore all'altezza del Napoli in Italia? Sarebbe bello avere in studio assieme a Tommy e Carmine anche Claudio Renzullo. Angelo, sei un grande Armando. Grazie. È un giocatore normale, fino adesso stava anche facendo benine, ma ieri è stato il primo che quando arrivava la palla nei piedi, il povero ragazzo, classe 1989, noi parliamo di un 89 che si vede in quella baraonda, in quel casotto, gride da tutte le parti, prendeva sta palla e sistematicamente la buttava, anche se lì davanti, ribadisco, noi i primi 15-20 minuti non abbiamo passato la metà campo del Napoli, Tommy, e la metà campo della Juve, tutti nella nostra metà campo, buttavano la palla così, avviva il parroco. Almeno così dicevamo noi, viva il parroco. Tommaso, sulla sfida Benitez-Conte, chi l'ha vinta secondo te? Ma è chiaro che ieri secondo me Conte, con tutta l'antipatia possibile e immaginabile, ma obiettivamente ha messo molto meglio la squadra in campo, almeno la squadra ha seguito molto di più quelle che sono state le sue direttive. Discutevamo prima a microfoni spenti con Carmine sull'aspetto tecnico,
tattico, insomma, ciò che sono state le mosse che Conte è riuscito a mettere sul campo, soprattutto con una partenza lanciatissima, così come era stata con il Real Madrid. E il Napoli la partita l'ha persa in quei 20 minuti. In 20 minuti sono stati a un ritmo supersonico e il Napoli ci ha capito poco, è stato preso sui suoi lati deboli. E poi, indipendentemente dagli episodi, che chiaramente effettivamente, insomma, il gol era in fuori gioco, c'erano altre situazioni, ma dobbiamo essere obiettivi. La Juve in quei 20 minuti è effettivamente esistita soltanto. È là che si è decisa la partita, perché poi, sai, per poter recuperare il risultato il Napoli si doveva scoprire, quindi scoprendosi inevitabilmente avrebbe lasciato poi il fianco alla Juve. Benissimo, vado ancora al telefono, c'è un telespettatore. Pronto? Pronto? Buonasera, Angelo. Sì, eccomi. Buonasera, sono Umberto. Ciao Umberto. Senti Angelo, devo chiedere al signor Cascone, al signor Mandato, sì, una trasmissione che io la vedo proprio nel girare il canale. C'era quel mercenario di Michele Crescitiello una settimana fa e nessun giornalista, se c'era Rambone, la Buonanno, questo signor Cascone qua, ma sai quante calci ci davano? Ammazzate quel... facevano, ammazzate. Ma quando a quel mercenario che ha detto io non chiedo scusa, io odio Napoli, ma Cascone, perché non dico quando stavo qui? Non posso dire parole, io ho 92 anni, non mi possono fare niente. Ma come si fa una persona del genere a dire tutti i giornalisti, Fedele Assi, bravo, bravo, applaudito. Io mi sono messo vergogna, perché quella è una trasmissione nostra. Non loro, vabbè, che lasciamo perdere l'altra, amico mio, lasciamo perdere le altre trasmissioni. Angelo, chiudo questa. Adesso avete fatto vedere la foto del saluto di Benedetta e Parrucchino. Vedete l'occhio di Parrucchino, sta a terra come un traditore. Qua è come gli occhi stanno a terra come un traditore, guarda, senza guardarli in faccia. Vabbè, guarda, lasciamo perdere. Una risposta dai signori presenti. Sì, tanti saluti, grazie. Complimenti per i 92 anni. Non li fate parlare a questi tifosi occasionali, state mandateli a casa. Il Napoli non si critica, si ama e basta, nel bene e nel male, sempre al di là del risultato. Esposito a Enzo. Mi è stato detto che ci stava uno striscione di gruppo Cercola con Vesuvio, Lavori col fuoco. Ma che gente c'è in Campania? Purtroppo c'era questo striscione, l'ho visto anche io. Salve, sono Marco da Ponticelli. Che non pensate che la partita si è persa a centrocampo, dove non facevamo mai densità? Sarebbe stato utile giocare un 4-3-3 con le tre guardie svizzere a centrocampo? Che dice Tascone? L'ho detto anche a telecamera spenta, a te e a Tommy. Onestamente, contro le grandi squadre non possiamo giocare solo con Hiller e Berami, o Berami e Hiller, o Berami e Gemail. Onestamente si va in difficoltà. La Juve in mezzo al campo, ragazzi, giocano a 5. Poi tre giocatori centrali di grandissima qualità, perché per me Vidal, Pirlo, il maestro Pirlo, scusatemi, il maestro Pirlo, perché io sono tifoso di Andrea da che è nato, e Pogba, un giocatore 93 preso a costo zero, oltretutto il Manchester United, Ferguson si dovrebbe ammazzare per questo che ha fatto con Pogba a costo zero, l'ha fatto arrivare alla Juve, e a centrocampo loro hanno un centrocampo, o gioca Isla, o gioca Lankesteiner, a sinistra o gioca Samoa, o gioca Peluso, loro hanno dei giocatori e dei ricambi che parliamoci chiaro, oggi attualmente in base agli organici che hanno tutti, la Juve, come diceva Benitez, che poi ha sbagliato che prima della partita col Napoli non lo doveva dire, è la Juve la squadra che fa giro lungo, può vincere il campionato. Perché? Perché ha dei ricambi ottimi e ha una grande squadra. Oltretutto, se noi andiamo a vedere la convocazione che ha fatto Prandelli ieri sera, i primi sei giocatori sono i giocatori della Juve: Buffon, Bonucci, Barzagli, Ogbon, Marchisio e mi manca Pirlo. Sei giocatori, se una squadra ha sei giocatori in nazionale, significa, non parliamo degli altri giocatori che vanno alle nazionali, le altre nazionali a me non mi interessano, non so nemmeno chi sono, non me ne frega, e questa è la dice lunga sulla bontà, solo bontà. Però io ho fiducia in questa squadra.
Ho fiducia perché ho visto anche che il presidente De Laurentiis ha fatto ancora una volta una grande operazione, perché prendere un giocatore in questo periodo, e lui ha preso sto difensore centrale che è bravissima, 286 partite in campionato, 20 partite in nazionale, ha vinto 5 coppe, 5 scudetti francesi e 7 coppe. È un giocatore che può far parte del progetto Napoli, così non dobbiamo giocare con i centrocampisti come Armero in difesa, che purtroppo il povero Armero, pur giocando benino, si è impegnato, però i guai sono arrivati tutti dal lato sotto. Allora, stanno arrivando decine e decine di sms, noi proviamo a leggerle tutte. Maggio da 2 anni di lute, credo che la fortuna di questo giocatore sia stato Lavezzi, che svolgeva il lavoro di cross e assist al posto suo partendo il posto, sono prevalsi tutti i limiti di Maggio, che non sa saltare l'uomo. Immaginate Maicon su quella fascia, Giannella, Giovanni da San Marco di Castellabassa. Tommaso, ti faccio vedere un'immagine. Questo è Pepe Reina, è il portiere del Napoli. Anche ieri è stato impegnato e anche molto decisivo. Non ha potuto nulla su quei gol, secondo te? Beh, no. Ma io credo proprio di no, perché sono stati 3 gol particolari. Il primo chiaramente in fuorigioco. Io penso che poi invece Reina ha fatto 2-3 interventi eccezionali, incredibili. Ha fatto quello uno su Bonucci, sul colpo di testa ravvicinatissimo di Bonucci, un altro su una parata, si Pogba. E poi gli altri 2 gol, quello di Pirlo, non l'ho detto io, seguivo anche per esempio una dichiarazione fatta da Siro, che è sempre il portiere della nazionale, uno dei portieri della nazionale, che diceva praticamente quella traiettoria puoi mettere anche 4 uomini in barriera, ma è imprendibile per come si è alzata la palla e poi è scesa improvvisamente. E il terzo gol penso che ci sia qualcosa di incredibile, sì. Imbattibile. Soltanto salutiamo il nostro il telespettatore di prima, perché potrebbe sembrare che non gli abbiamo risposto per qualsiasi altro motivo, Umberto, il giovane 92enne che ci seguiva prima. Semplicemente vogliamo dirgli di seguire o continuare a seguirci su questo canale, perché così come ha avuto l'opportunità, nessun'altra trasmissione ha la possibilità di poter parlare in diretta e quindi dire il proprio pensiero. E poi parlare di certi personaggi, non facciamo altro che fargli della pubblicità. No, non personaggio, persona, che riesci a dirla, un guafone di Avellino, sì, dico, e sta sempre Avellino. Adesso sono scusami, personaggi. Noi abbiamo anche amici di Avellino che non sono cafoni, che sono persone per bene. Quel cafone di Avellino, di Crisci Dillo, sì, però no, la città di Avellino. No, io ho giocato ad Avellino. Dicevo semplicemente. Ma siamo, che domani mattina mi telefono ad Avellino. Dicevo semplicemente che chiaramente sono dei personaggi in cerca di pubblicità, perché vengono anche da situazioni, mi dispiace chiaramente per tutti coloro che ci lavoravano, ma lasciamo perdere, andiamo avanti. Cioè, lasciamo un attimo. Ma pensate un po', cari amici tifosi, che questa trasmissione è veramente, questa televisione è veramente l'anima della democrazia. Ieri abbiamo dato voce ai tifosi della Juventus fuori al campo, che è festeggiato. È vero, Tommaso? Tu sei un pazzo. Queste immagini? Tu sei un pazzo. Tu sei un pazzo, perché ti ho visto, ti devo riconoscere un gran coraggio, perché chiaramente non è facile stare a 800 metri di 800 km di distanza da solo, soprattutto in un contesto come quello può essere un post partita, dove ci sono tanti esaltati, dove chiaramente si usciva da uno stadio che già aveva dato una dimostrazione di pochissima civiltà per la maggior parte delle persone, eppure hai avuto il coraggio di stare lì e raccogliere le testimonianze anche dei tifosi juventini. Questo ti dà, bisogna darti grande merito, perché stai portando avanti un discorso molto molto particolare e singolare rispetto a tutte le altre emittenti campane. E intanto arriva un messaggio che dice: leggi anche i messaggi degli juventini, pompa mio. Amico mio, io li ho fatti parlare al microfono i tifosi della Juventus, ed erano tutti campani, ed erano tutti napoletani, ed erano tutti della provincia di Napoli, ed erano tutti veramente... che io sono rimasto anche stupito dal fatto di come odiassero gli stessi con i nostri concittadini per un fatto di tifo di appartenenza, e che mettessero addirittura le loro radici in discussione per una partita di calcio, e che si augurassero anche l'eruzione di un Vesuvio, loro che abitano a Cercola, a Santa Anastasia, insomma Vesuviana, che se dovesse veramente succedere questa catastrofe sarebbero i primi a morire. E io poi voglio vedere la solidarietà che arriva verso di loro. Grande Juve, 3 pere per voi, ci dice questo tifoso. Io lo leggo perché tanto non abbiamo niente da nascondere, caro amico, forse non ci conosci ancora poco. Andiamo avanti, vediamo un attimo le schermate, così ce le togliamo davanti, poi passiamo alla partita. Vediamo le schermate che intanto ci prepara
ecco, questi sono i risultati, insomma, questo pareggio della Roma fa discutere, anche questo Milan che non giusto il pareggio della Roma, io ho visto la partita, giustissimo, ridimensionato il calcio, chi sbaglia poi paga. Ridimensionato il Verona, l'Inter continua a vincere regolarmente, il Cagliari era la meglio del Torino, insomma, Fiorentina 2-0 la Samp, insomma, cambiato apertissimo. Classifiche, l'Inter non sta vincendo, ma Mazzarri sta vincendo, non va bene, ecco la classifica: Roma 32 punti, Juventus 31, Napoli 28, Inter 25, Fiorentina 24, un altro campionato poi segue. Insomma, questa è la classifica. Andiamo a vedere il prossimo turno, che poi sarà fra due settimane. Il Napoli ospita il Parma, come vedete il Milan col Genoa, sabato si giocherà sabato alle 20.45. Attenzione perché l'Inter va a Bologna, la Roma ospita il Cagliari, seconda partita consecutiva il giorno dopo, in posticipo, mentre invece la signora Juventus va a Livorno. Sai perché non anticipo? Perché Juventus non anticipo? Scusa. Così è. Il giudice sportivo ha squalificato per due turni oggi Pellissieri di Verona e Rosi del Parma. Scontrato un turno invece Montolivo Milan, Ogbonnay Bonucci della Juventus, Bettanini del Livorno, Eder Sampdoria, Nainggolan del Cagliari, Ranocchia dell'Inter. Nessun provvedimento per il giocatore lunese Pereira al Catanese 40 durante l'anticipo di sabato per la comitata. Le prove televisive non hanno visto colpevole. Ha mancato il nostro amico Marco. No, Sky non ha proposto l'immagine. Colpa di testa di Bonucci. Vabbè, che ha fatto un altro miracolo lì. Andiamo al telefono, c'è un telespettatore. Pronto? 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 Eccoci, buonasera. Buonasera. Salve signora. Sono Margherita da Cavalleggeri. Buonasera Margherita. Pomba a me, ma si chiude il funerale, ho seguito a Breaiu, pomba a me, io ti vedo proprio triste, ma che succede? Sono un po' triste, lei invece è allegra, signora? No, io non è che sono allegra, però io penso che ci rifaremo, no? È inutile che tu stai così. Sono un po' triste, sono anche arrivato oggi pomeriggio da Torino alle 4. È stanco. Troppo triste, buonasera. Non ho dormito fino all'una ieri stanotte. Ma ci rifaremo, non ti preoccupare. Oh, ma tu secondo te andavamo a Torino e andavamo a vincere? Ma è impossibile, pompa me, secondo me. È impossibile. Ci vinceremo una volta. Da Gabrieli Uni e ma a vincere là, pompa me, ma per favore. Ma guarda, non l'hai visto sta vittoria? Avremo sta vittoria a Torino, per favore. Ma ci rifaremo, pompa me, andami pure il creatura, ma che vengono loro nel campo, ma che vengono loro a Napoli, e manifesto su tutta la piazza di Napoli. A mettere i manifesti che hanno venuto tutti i tifosi, hanno venuto tutti che bambini ci andremo ci hanno messo proprio assai, però pompa me. E non sta così triste, per favore. Non sono triste, signora, sono un po' stanco. Signora, fatica, come si chiama? La signora Margherita? Signora Margherita non è stanca, ha litigato con la fidanzata. Lui non lo volevo dire, lo dico io. Ha litigato con la fidanzata. Che la fidanzata dice tu vai a Torino e non mi porto pure a me. Aveva ragione che la creatura, dai Angelo, dai. Non è possibile. Perché noi andiamo in vacanza. Non è possibile. Andiamo in vacanza a Torino. Ma la devi portare qualche volta. Scusa. Signore, i cuffi. Va bene, signora, grazie. Tanti saluti a tutti voi. A voi, grazie, signora Margherita. State sempre bene di salute e chiamateci sempre. Un tifoso del Napoli è stato arrestato dalla polizia a Torino per aver lanciato una bomba carta dal settore ospiti. Ieri durante Juve Napoli altri due supporters napoletani sono stati denunciati per il lancio di monetine. Infine un sostenitore juventino è stato denunciato per aver usato un puntatore laser verso i giocatori del Napoli. La Digos inoltre sta indagando per individuare i tifosi protagonisti di atti vandalici all'interno dello stadio, perché a Torino dicono che è stato distrutto tutto il settore bagni. Servizio. I carabinieri della compagnia Torino oltre d'ora hanno denunciato ieri sera un tifoso del Napoli, 39 anni, per aver lanciato oggetti verso la tribuna. L'uomo è stato individuato subito dopo aver commesso il fatto e mai perso di vista per tutta la partita. Il tifoso azzurro è stato fermato dopo l'incontro di calcio all'uscita dello stadio. Per lui è stata richiesta dal questore di Torino l'applicazione del DASPO. Posso? Adesso dobbiamo commentare un po' questa partita. Posso? Vai. Onestamente questi qui che fanno queste cose, che hanno fatto queste cose, non sono tifosi del Napoli, Angelo.
perché se fossero tifosi del Napoli, loro sanno oggi il calcio è cambiato, non è più quello di 30-40 anni fa, c'è il Daspo, ci sono le che no, chiudono le curve, chiudono le tribune, si può avere la partita persa se si fanno tre volte consecutivamente le stesse cose, sì. Onestamente non sono tifosi, è gente che va al campo per creare destabilizzazione, punto e basta. Andiamo al telefono, sentiamo chi c'è in linea, poi voglio parlare un po' di calcio. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Paolo? Ciao Paolo, io sono Angelo. Ah, pronto, senti, volevo domandare, no? Sei in Napoli, volevo fare una domanda a Tommaso. Se il Napoli non prende un attaccante ma veramente forte, no? Come quelli che ha il Higuain, perché il vero campione io vedo che è Insigne in questo Napoli, no? Perché non prende un campione come Ibrahimovic e questi qua? Perché come fa ad andare con queste squadre forti? Perde sempre, non ce la fa, non ce la fa e non ce la fa quando incontra queste squadre. Come deve fare? Voglio un parere. Grazie, grazie, ti rispondiamo Tommy. Ma io non credo che sia un problema soltanto di una punta, perché fino adesso Higuain ha fatto benissimo, insomma l'attacco forse è stato il reparto fino a questo punto del campionato che ha risposto meglio. Io credo che in partite come queste manchi soprattutto un po' di personalità, di cinismo, della squadra più matura. La differenza fra il Napoli e la Juve purtroppo è ancora il gap che c'è nei confronti, chiaramente non tanto dei singoli, è proprio nella voglia di vincere nelle partite più importanti. Noi andiamo a analizzare purtroppo le tre partite che il Napoli ha perso, le ha perso con gli scontri diretti, le ha perse con la Juve, le ha perse con la Roma, le ha perse con l'Arsenal. Questo è un piccolo campanello d'allarme, perché oggi come oggi il campionato è talmente livellato in basso che gli scontri diretti secondo me saranno fondamentali. Il Napoli deve crescere in questo. Il signore ha detto qualcosa di inesatto però, perché Higuain 6 gol, Amsic 6 gol, con 6 gol, certo. Amsic 5 gol, Panda, Zapata un gol, Mertens un gol, un grande reparto offensivo, l'unico ancora da fare gol è Insigne, che è un grosso giocatore, però caso strano non riesce mai a fare un gol, e questa è una cosa per un attaccante che non è simpatica. Egregio signore, se vogliamo parlare di calcio, se no poteva parlare di altre cose, questa è la trasmissione sbagliata, in tutta sincerità, che non posso consentire che lei, Napoli ha l'attacco più forte d'Italia, è inutile che ci giriamo intorno, non abbiamo bisogno di nessun attaccante, il Napoli deve comprare dei difensori, ma lo volete capire o non lo volete capire? È qualche centrocampista, non si può giocare un campionato intero su tre competizioni, Berami, Pander e Hiller fanno fatica col passare del tempo, e mi auguro che non è quello che io pensavo all'inizio, per dire qui una sera, ma non abbiamo fatto fondo, non abbiamo fatto velocità subito, abbiamo fatto solo pallone, potrebbe essere che siamo già arrivati, punto interrogativo, e mi auguro di no. Ma i segnali non sembrerebbero, perché il Napoli, come tu hai visto bene, nel finale di partita ha provato a dopo un primo tempo che non sono sommosso, anzi il Napoli il primo tempo non hanno fa, io dico, io salvo Reina e Insigne, tutti i resti giocatori del Napoli senti Angelo, sono rimasti a Napoli. Non è possibile interpretare una partita del genere, onestamente non è possibile. Non possiamo nemmeno dire che la Juve ha rubato, la Juve così. La Juve ha giocato meglio del Napoli, hanno fatto 6 gol, il miglior portiere è stato Rei. Buffon ha fatto 3 parate su 3 tiri di Insigne normali, uno sul primo palo, l'altro sul secondo palo, che doveva stare Buffon, punto e basta, qual è il problema? Sconfitta episodica e gol casuale, se siamo sullo 0-0 come è finita Chievo e Milan, gli ultimi minuti Benitez può puntare benissimo su Pander, chissà come sarebbe andata a finire, lo dice Piero, ma che ha fatto bene il presidente Carmine, ha preso un giocatore di 34 anni, ma cosa dici? Ciao Angelo, sono Mimmo da Giuliano, abbiamo perso ma siamo sempre curiosi di essere napoletani, belli, forti e sani, sempre Forza Napoli. E ancora salve Higuain prende 5 milioni di euro circa e fa solo un tiro in porta, per me non sta ancora bene, Benitez se lo fa giocare prendendo in giro il popolo napoletano. Amasic dove gioca? Grandi appuntamenti, sui grandi appuntamenti il Napoli non ci sta a fare la differenza di Juve, di Milan e Inter. Quando saremo più bravi? Pompeo da Montesarchio, ciao. Vado al telefono.
un giocatore di 34 anni, lo sapevo anch'io, 34 anni l'ha fatto la scorsa settimana, però Revellir forse è inferiore solo al Biolla, poi vedrete che giocatore è Revellir. Quando lo vedete, poi mi fai quest'altro messaggino, mi mandi. E quanti tifosi della Juventus siete davanti al teleschermo oggi? Vi saluto con affetto tutti. Angelo è agghiacciante che vi appelliate al fuorigioco. Come dice il grande Tascone, non si può lasciare Mozart Pirlo senza marcatura. Antonio da Caserta. Leggiamo tutti. Buonasera a tutti. Da ieri ancora non mi riprendo, ma comunque sempre Forza Napoli. Un saluto a Carmine da Gianni da Volla. E ancora, ciao a tutti, sono Peppe da Napoli, la Juve è più squadra a confronto del Napoli, ha più esperienza, il Napoli è ancora incompleto per essere a livello della Juve, comunque sempre Forza Napoli, questo è un tifoso del Napoli, vadano al diavolo tutti quei tifosi stupidi che non capiscono niente, il Napoli quest'anno è una squadra che va dal terzo in giù, voi giornalisti fate il gioco di De Laurentiis che gli interessa solo intascare i soldi dell'entrata in Champions, senza ricambi, stiamo ammazzando Iller e Berami, tifoso che neanche si firma. Va bene, buonasera, sono un grande tifoso azzurro, complimenti a Carmine Tascone che quando parla di calcio ne sa davvero quel che dice, non come altri che non capiscono niente. Io sono il fratello di un ragazzo della sua squadra e ai ragazzi gli dice che per giocare a calcio ci vogliono le palle e ieri il Napoli non le ha avute. Grande, grande mister Tascone. Noi l'abbiamo avuto perché ieri la regola di 3-0 abbiamo vinto, è tutto a posto. Finalmente, abbiamo fatto anche una buona interpretazione. Poi ne parliamo dopo nel finale. Finalmente un po' di giustizia. Stadio chiuso della Juventus. Attenzione, non stadio, ma settori chiusi. Buonasera a tutti voi. Mi piace dire una buonasera da Battipaglia, Gianni da Battipaglia. Bisogna avere pazienza, fiducia al presidente De Laurentiis, il grande Benitez, buonasera a tutto lo staff di TV Luna, splendida emittente, grazie. Non pensate che se al mercato si arriva con 4-5 punti dalla vetta si possa lottare al pari con un buon mercato? Ne parleremo dopo del mercato, ma è mai possibile che nessuno ha visto il fallo di Llorente prima del fallo di Iller, Pasquale, La Sala? Anche questo non se ne parla, ma ieri si parlava di tutto tranne che Segnalino è il giudice di linea. Ciao da Nunzia dalla provincia di Salerno, nonostante tutto Forza Napoli. Ciao Nunzia, ancora buonasera, sono Antonio da Ponticelli. Vedendo la partita di ieri, i limiti del centrocampo di Napoli, De Laurentiis non potrebbe cercare di ingaggiare Sissoko, ex Juve Fiorentina a 28 anni, svincolato dal PSG. Carissimo dottor Pompameo. Sarà una cosa, sì. Vediamo un po', da tifoso del Napoli ci manca un Mascherano a centrocampo e uno Skrtel in difesa, non è possibile che un club come il Napoli affronta la Champions League e il campionato con una squadra incompleta. Da sportivo, senza troppe chiacchiere, la napoletana, la Juve è nettamente più forte per la qualità superiore che a centrocampo, perché è un club vincente, noi non lo siamo, grazie comunque a De Laurentiis. Solito Napoli, senza personalità, si è perso a centrocampo, se giochiamo così a Dortmund prendiamo 6 gol. Gerardo da Fisciano, mi fermo con i messaggi che arrivano ancora, vado al telefono, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Da dove chiami? Chi sei? Non mi riconosci? Pronto? Proprio stasera, guarda. C'ho un mal di testa. Angelo? Uè, Ciro. Questo è Ciro Marchini. Ciro. Ciao. Quando dici ciao, Angelo, ciao Ciro. A tutti, volevo dire una cosa, no? Se noi facciamo il calcolo, abbiamo perso con la Roma e con la Juve, ma noi eravamo convinti che ieri stavamo a 4 punti dalla prima in classifica con la Roma che ha perso 4.2 partite. Questo non ce la facciamo il conti, non parlo con voi ma con la gente che chiama. Ma il calcio è questo, Ciro. Però tu che sei un uomo di calcio lo capisci e lo dici. Ce l'aspettavamo il calcio è questo. Noi stavamo a 4 punti dalla prima. Lo sappiamo. Questo non è successo niente. Queste due squadre devono venire a Napoli. Sì, anche la Fiorentina deve venire a Napoli. Eppure io parlo della Roma e della Juve che abbiamo perso con tutti e due. La Roma due partite ha preso 2 punti e non è successo niente. Qua in Napoli per perdere con una squadra, perché siamo andati a Torino, diciamo come ha detto Carmine, che metà della squadra è rimasta a Napoli, è successo, è un episodio. Adesso abbiamo stato tutti vicino al Napoli e non è successo niente. Benissimo. Che siamo a 4 punti, sì, dalla poi glielo dico, adesso glielo dico. Vabbè, dice che non li inviti mai a mangiare la pizza. Ma venite stasera, non venite. Vai stasera, vai. Venite? Sì, stasera no, perché io sono mal di testa e mi vado a dormire. Ciro, allora lunedì vi aspetto. Lunedì prossimo. Ciao Ciro, grazie. Ciao Ciro. Ciao, un bacio Ciro, ti voglio bene. Ciao. Angelo, sono Michele, ti prego leggi il messaggio a questo juventino che ha chiamato. Lo aspettiamo al ritorno alla fine, sono sicuro che godiamo noi, lo vinceremo noi lo scudetto, Angelo. Vabbè, speriamo che dici bene e giusto. Ciao Angelo, vorrei dirti che si è persa la partita, ma non mi convince. Non mi convincerete mai e sono solo gli episodi ci sono stati contro. Io ho visto un buon Napoli che a differenza di tanti vedevo la Juventus in 10 dietro la palla, cosa significa? Erano la frutta, poi si perde, la Juve è forte, ma fatemi il piacere, ciao Emilio da Nola. Va bene, fermiamoci un attimo, c'è la pubblicità.
che incombe. Dobbiamo dare la linea alla regia, poi torniamo, c'è una diretta che aspetterà un po'. Linea alla regia. Eccoci qua ricollegati nuovamente con TV Luna Napoli, stasera serata un po' così, dopo l'esibizione degli azzurri siamo anche noi un po' frastornati e vi chiediamo scusa. Vado al telefono, c'è un telespettatore, pronto? 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 Sì, scusi che ho aspettato, buonasera. Buonasera Angelo. Prego. Allora, volevo dire questo, io non sono così... Non sono così pessimista per quanto riguarda ieri sera, perché è vero, il Napoli ha avuto un approccio sbagliato con la partita, però comunque è andato in svantaggio con un gol di fuori gioco. Poi dopo ha avuto tre occasioni, due con Insigne e una con Higuain. Non ci dimentichiamo i due falli in area di rigore di Higuain, soprattutto la comitata. Poi dalla metà del primo tempo fino al gol di Pirlo, fatto su una posizione comunque che è discutibile, il Napoli l'ha dominata la Juventus. Loro, quando hanno fatto il secondo gol, esultavano come avevano vinto la Coppa dei Campioni perché stavano tremando. Quindi io non sarei così pessimista. Poi voglio vedere come finisce la partita, se Amsic, che ci ha abituati che quelli sono i suoi palloni, li butta dentro, e Amsic sta diventando un caso. E poi voglio dire questo a tutte quelle M puntate napoletani e campani che si fate per la Juve, si doscurni tutti i napoletani, è una vergogna. Poi non vi lamentate se un giorno ci scapperà il morto per quello che sta succedendo, perché non è giusto che in tutta Italia ci offendono in questa maniera. A noi amiamo, non è solo a Torino, a Firenze con San Gennaro, a Torino con Vesuvio, a Milano con altre cose. Poi un giorno, ricordatevi di queste parole da una persona civile e corretta, senza offendere nessuno, ci scapperà in morte per questa situazione. Vedrete. Va bene, grazie. Va bene, buona serata, arrivederci. Sentiamo Benitez ieri che cosa ha detto subito dopo la partita. Intanto non l'hanno sentito perché ha parlato dopo mezzanotte. Noi c'eravamo in diretta ieri con una sulla campionato in diretta a Torino e ve l'abbiamo proposto. Quando dice che il gol era in fuorigioco, perché l'abbiamo visto tutti nettamente, era fuorigioco, è il gol da annullare. Rocchi non c'entra, segnaline e l'arbitro di linea, perché Rocchi era coperto da troppe persone, non poteva vedere la posizione che aveva Rocchi. Però, mister, è anche vero che tutto il primo tempo Insigne sull'1-0 hanno fatto Insigne il difensore a sinistra vicino al Mera e Calle con difensore a destra vicino a noi. Ci siamo abbassati anche noi, tutti dietro alla linea della palla. Loro palleggiavano, perché l'abbiamo visto. Parlo del primo tempo. Il secondo tempo il Napoli ha fatto qualcosa. Se nel calcio non ci sono i sema, ma il gol che ha sbagliato Amsic è stato semplicemente allucinante. Un giocatore come lui non può, il piattone che lì doveva mettere subito sul secondo palo e poi l'ha messo vicino alla rete esterna. Amsic, se fa gol lì, cambia la partita. Però nel calcio i sema non ci sono. La Juve ha giocato meglio di noi, ha giocatori di più qualità. Le partite, lei lo sa quanto me, se non meglio di me, le partite si vincono e si perdono il centrocampo forte, perché in fase di non possesso, come dici lei, si abbassano 3, 7 diventano 8, 9 e 10. In fase di possesso si inserimenti senza palla, però bisogna avere un centrocampo. Il Napoli non si può permettere il lusso di giocare delle partite importanti con Berami e Hiller o Berami e Zemail, perché quella è la storia, o Zemail e Hiller, perché vanno sempre in difficoltà. Non possiamo giocare con la Juve, con quella Juve, con quei giocatori, Isla, Vidal, Pirlo, Marquise, Pogba e Samoa, e lì in mezzo soltanto il povero, nel senso buono della parola, il povero Berami e il povero Hiller. È allucinante un fatto del genere. Vado ancora al telefono, pronto? Pronto? Sì, ciao Angelo. Pronto? Pronto, pronto Angelo? Eccoci. Sì, ciao, buonasera. Ciao. Allora, io voglio fare un paio di considerazioni. Uno per quanto riguarda la partita, vabbè, è andata male. Vai veloce, vai veloce. E sappiamo che la Juve, quando deve vincere delle partite, oltre ad avere la rosa nella rosa competitiva, c'ha anche
Rocchi, Rizzoli e altri tipi di giocatori che il Napoli purtroppo non riesce ancora ad avere, e quindi facciamo un po' più di fatica a volte a fare dei risultati importanti. Per quanto riguarda il resto, parlando solo del Napoli, io credo che noi non è bello ogni volta che perdiamo una partita come parlare di mercato. Sappiamo che in difesa dovranno arrivare dei rinforzi, così come a centrocampo, ma ogni sconfitta non è possibile che noi ci mettiamo a dire ci manca questo giocatore, ci manca quell'altro. Noi dobbiamo solo analizzare le partite e vedere dove abbiamo sbagliato, e poi non ci permettiamo proprio di attaccare Marek. Io Marek Hamsik non ti tocca. Volevo sapere Tascone e Mandato che ne pensano. Sì. E per quanto riguarda il Cori, io credo che chi tifa Juve a Napoli deve riflettere molto, e secondo me si deve vergognare, perché oggi con la chiusura delle curve c'è stata una leggera giustizia, ma credo che i cori comunque si ripeteranno grazie per il tuo intervento. Credo che sì. A Napoli dobbiamo convivere con queste persone, facciamo fatica, devono riflettere e si devono vedere. E l'abbiamo detto, grazie assolutamente. Rispondiamo Tommaso. Ma su Hamsik ci ritroviamo purtroppo sempre a dire le stesse cose: il grandissimo calciatore, delle grandissime potenzialità. E speravamo che quest'anno fosse stata colmata anche l'unica laguna che gli manca per fare quel passo di giocatore a livello internazionale, cioè quella della continuità. E invece purtroppo ancora riesce ad alternare delle grandi prestazioni a partite come quella di ieri sera, dove effettivamente non è stato molto brillante. È vero che era difficile, perché come diceva Carmine è stato imbrigliato nella tattica juventina, cioè nel centrocampo juventino, a turno c'era sempre qualcuno che, insomma, che gli stava addosso, però tu da Hamsik ti aspetti sempre quel qualcosina in più, e quel qualcosina in più doveva essere quel gol, quell'occasione nitida, perché Hamsik in pieno spolvero quella occasione non la manca. Sì, intanto ci segnala un telespettatore che c'è un guardialine che non ha segnato il fuorigioco, che è la Juventus, che era all'aeroporto con una borsa della Juventus, e c'è anche la foto. Siamo i migliori e vinceremo, dice questo tifoso Aristide. Se è il segnalino sulla destra del Napoli, facciamo aprire un'indagine. Guarda, lui ci manda la foto. Scusa, ma si può aprire un'inchiesta? Fatemi capire. E tocchi, vedi? Questo ci manda la foto. Questo è il segnalino. Esatto, quella è la borsa della Juventus. Vabbè, ma saranno delle cose. Ma tutto le danno a tutti quanti. Dei cadeau che danno. Ma le danno a tutti. Vado al telefono, pronto? Non appelliamoci a questo. Pronto? Pronto, Angelo, buonasera. Un po' di voce in studio. Senta, grazie. Io volevo sapere una cosa, a parte che se su Peppe da Castellammare, volevo sapere una cosa. Sì. Io ne sono convintissimo che il presidente non prenderà nessuno, perché solo con i grossi giocatori si vince. Questa è la mia considerazione. Speriamo che una buona serata. Grazie, speriamo che ti sbagli. Leggo ancora qualche messaggio. L'Oriente con grande sacrificio ha schermato Hiller tutta la partita. Il Napoli ha lasciato giocare libero un fenomeno come Pirlo. Senso di sacrificio mancante. Max da Caserta. Ti trovi, Carmine, con questo? Sì. E ancora, leggo degli altri messaggi. Saluti Angelo, Tommy e Tascone, chiedo, ma gli schemi di Benitez, Hamsik è utile a Napoli? Ciao Pasquale. Poi ancora Antonio da Roma, il Napoli è l'unico ad aver affrontato fuori casa Roma, Milan, Fiorentina e Juve, e siamo a meno 4 dalla vetta. Questo pure è un particolare importante. Ciao Angelo, comunque staremo in lotta per lo scudetto fino alla fine. Michele da Cavalleggeri, un saluto a tutta Cavalleggeri. Sono Rosario da Teano, per favore finiamolo, da anni di cantare la solita canzone la Juve ha rubato, passiamoci la mano per la coscienza, sono più forti e basta. Questo è Juventino, lo salutiamo a Rosario. Domanda per Carmine, secondo te è giusto approcciare alcune partite con un modulo più equilibrato, come un 4-4-2, per portare a casa un punto prezioso da campi ostici di squadre come Roma e Juve? Complimenti alla signora Maria per la giacca giallo-nera scelta per il grande mister Armando. La scelta Maria, la giacca? Non lo so, ha scelto Maria. No, oggi te la sei scelta tu, la sei messa tu. Metto tutto io, concedo Maria. Maria vuol dirmi qualche cravatta al limite. Questo Armando, no, mister no, Armando. Questa è roba mia, ragazzi. Armando. Questo è Keaton. Armando. Armanducci, questo è Keaton, fammi capire. Com'era la domanda? Approcciare alcune partite con un 4-4-2 per essere più. No, io piuttosto
adesso la butto proprio per parlare, perché tu, siamo tutti morti, io almeno non sto bene, non so tutti voi, tu dal viso se stai per morire, io quindi praticamente voglio dire soltanto una cosa, io in tutta sincerità avrei fatto una squadra leggermente più esperta ieri sera. Che cosa significa il più esperto mio? Il più esperto è che Mertens e Callejon sono dei buoni giocatori, lo stesso Insigne, però se avevamo Pandev, e mi sembra che anche le ultime partite Pandev Tommy non ha fatto male, abbandonate per due o tre partite, Pandev non è ancora nemmeno subentrato. E poi, parlando di esperienza, siccome giocavamo in Napoli, noi diciamo quando uno è furbo, intelligente, estruso, che è come andato, chiamammo Pucunara. La Juve ha 10 giocatori che sono di Pucunara. Ma perché non eravamo a mettere pure noi a Paolo Cannavaro o posto di Fernandez almeno per questa partita? Che Paolo ha giocato più partite è più, non dico più giocatore più bravo, però è più esperto. Io parlo di esperienza, sia ben chiaro. L'esperienza di Pandev, che ha vinto tanto nella sua vita, come Pandev nel Napoli non ha vinto nessuno. L'esperienza di Paolo, la squadra poteva essere più esperta, parlo di esperienza, non di giocatori, e si poteva fare qualcosa in più secondo me. Guarda il telefono, c'è un telespettatore, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Angelo, sono Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao. No, chiaramente una premessa è d'obbligo, la sì. Juventus ha meritato, voglio dire, lo dico a malincuore, io ero nel settore ospiti ieri sera, per cui ti lascio immaginare come... Senti, è vero che hanno lanciato Boost con della pipì da sopra? Ma senti, ti dico, forse ti sarà capitato uno o due palloncini, però la maggior parte, alcuni li abbiamo presi anche noi, erano acqua, ti dico francamente. Così come voglio immediatamente smentire una cosa che ho letto sui giornali, e te l'assicuro perché... ne ho avuto testimonianza oculare diretta, i bagni non sono stati assolutamente toccati, quindi questo ma è questa una è la seconda volta che lo dicono, l'altra volta pure dissero la stessa cosa, sì. L'altra volta li abbiamo visti, questa volta se vuoi la mia testimonianza diretta non sono stati diversi, quindi questa è una menzogna. Però ma intanto il Napoli ha avuto 50.000 euro di multa per questo, ho capito, però ti prego, cioè, questo voglio dire sta nella dialettica tra due tifosi e allora anche. Ti fermo. Il suo video lo conosco, è quello dell'anno scorso. Bravo. E non è di quest'anno. Non è di quest'anno, quindi non lo mandiamo perché è quello dell'anno scorso, me lo ricordo molto bene. Prego, stavi procedendo. È caduto. No, non è caduto. Su chiusare ecco. Su questo argomento, queste urla che si sono sentite, te l'assicuro, non si sono sentite. No, ma era il video dell'anno scorso. Appunto, qui. Guarda, c'è scritto 22 ottobre 2012 postato, quindi è di un anno fa. Allora. Non ci sono immagini su YouTube, eppure... con i telefonini tutti quanti ripigliano queste scene, no? Non c'è niente per il momento. Prego. Allora, chiaramente in questo momento tutti quanti tecnici, tutti quanti dicono la loro, ma come giusto che sia, perché sì. Il calcio è bello anche per questo. Però c'è da dire una cosa fondamentale. Sorteggio dell'arbitro, si decidono i campi, si decide chi batte, già 1-0 per la Juve, perché la verità è questa, voglio dire. Ora possiamo dire tutto quello che vogliamo, la Juve è partita con l'1-0 in tasca. Ora, sì. Lascia stare perché c'è stato un errore o perché c'è stata una disattenzione in difesa del Napoli, però è questa la verità. Cioè è tutta un'altra partita, noi non possiamo dire e giudicare il Napoli ieri sera perché la partita è diversa. È chiaro che poi il Napoli ha iniziato a soffrire a centrocampo, ma parti con l'1-0, devi recuperare, è inevitabile che ti scombussola tutti gli schemi. Ti blocca le fasce la Juve, ma che ci aspettavamo? Che la Juve, voglio dire, ci lasciava giocare Callejon e Insigne oppure Mertens e Insigne liberamente? Certo. Voglio dire, è questo un po' l'argomento principe. Poi io ti concludo e ho chiamato proprio perché volevo dire questo. Io ero nel settore ospiti e chiaramente ho visto benissimo l'azione del primo gol della Juve. Purtroppo mi rammarica dire che esiste ancora la sudditanza psicologica degli arbitri, perché se avete le immagini ad telecamera ampia si vede nettamente il guardialine fermarsi e con l'auricolare, guarda, si vede, ne sono convintissimo di quello che dico, si vede parlare con Rocchi. E sai perché? Perché loro quello che non hanno visto è il tacco di Tevez, il fuorigioco l'hanno visto, il guardiarine ha visto che Llorente era più avanti, solamente non si sono resi conto, probabilmente per errore o per altro,
da chi era arrivata la palla. Certo, è un'ottima analisi. Grazie, ma comunque grazie. Posso dire una cosa? Angelo, te lo dico stasera. Sì. Il Napoli quest'anno vince lo scudetto. Ricordati queste parole. Speriamo bene. Grazie, caro. Benissimo, benissimo, non benissimo. Era fuori benissimo. Gioco Tevez. Vediamo le. Ha toccato la palla solo col tacco per mettere in movimento l'Orient. L'Orient era in fuori gioco. Sì, sì. No, lui dice che non è che, dice non che loro gioco. Non si sono accorti del tacco che ha messo poi in fuori gioco. Pensavano che il pallone venisse già da lì. L'avesse presa uno del Napoli. È un'ottima analisi. Benissimo, pagelle, momento critico. Vediamo queste pagelle del Napoli e poi sentiamo se siete d'accordo. Fin qui le pagelle, i vostri commenti, Carmine. Ma grosso modo tutto giusto, qualche punticino, mezzo punticino in porta a Reina, perché Reina ha fatto una grande partita, perché più di quello che ha fatto per parare non poteva parare. Giusto se Insigne, perché il secondo tempo è stato devastante, solo lui, però Callejon, secondo me, quale sei? Callejon nel meno 4, peggio di Hamsik ha fatto ieri sera, assolutamente. Per il resto tutto sommato, il 5 vanno bene, maggio, tutto a posto. No, no, vabbè, io sono, penso, tutti condivisibili, anche se io ti ripeto, insomma, quello che mi dispiace è la valutazione data a Hamsik, perché rispetto ad altre partite è vero, lui non è stato efficace, non è stato chiaramente determinante, però io l'ho visto anche correre, è un periodo in cui chiaramente forse correre non gli serve a molto, perché è poco lucido, su questo lo dobbiamo ammettere. Però è un patrimonio del Napoli, Hamsik, certo. Va recuperato assolutamente. Nunzia da Roma ci dice, tifosissimo del Napoli, questo Napoli è una vera sofferenza perché con le grandi è sempre sottomesso e non è capace di reagire e cambiare la partita. E ancora messaggio, mamma mia, errori arbitrali a parte, le partite si vincono a centrocampo, eravamo in inferiorità numerica. In quella zona la qualità degli juventini era purtroppo superiore alla qualità. Complimenti a questo Afonso, Calegione, Hiller sottotono, speriamo nel futuro. Giovanni Di Gennaro, Portici. E ancora, Marek non si discute, da solo può vincere le partite, lo dice Enzo, al di là degli avversari e degli errori arbitrali, quando l'avversario è superiore non mi incazzo, posso solo applaudire gli avversari e comprendere i nostri giocatori, che più di questo non si può dare. Spero che il presidente farà gennaio i colpi giusti per fare ancora un Napoli più competitivo. Complimenti per la trasmissione. Sono Pino da Roma. Il Napoli le perde a centrocampo le partite, vero Tascone? Saluti a te e ad Angelo. Assolutamente sì, è la via, è una vita. Le partite si vincono e si perdono a centrocampo. Siate sportivi. Hai detto benissimo, Pino. Siate sportivi e obiettivi. Il Napoli forse doveva vincere l'Inter l'anno scorso, oppure se era sotto di un gol, anch'esso in fuorigioco, giocando bene e meglio della Juve, vinse la partita. Perché il Napoli no? Smettetelo di fare le solite vittime. Quando perdete è solo per gli arbitri. A Firenze invece tutto bene
e stai solo un errore, poi fate le pagelle e date i voti bassi ai vostri giocatori, allora l'avete perso perché l'arbitro o perché siete stati dominati, e meno male che avete un ottimo portiere, meglio di niente, in bocca al lupo Prisco da Casetta. Guardate che onestà intellettuale abbiamo, leggiamo tutti i messaggi, poi ci vengono a dire quello che facciamo e quello che facciamo. Angelo, posso dirti una cosa? Io penso che tutti e tre non abbiamo parlato assolutamente dell'arbitro, l'arbitro l'abbiamo preso proprio in considerazione. No, ma io ho detto non facciamo discussioni inutili, anche ieri sera. Rocchi ha commesso qualche piccolo errore. Ma ieri sera mi avete seguito. Ma piccolo errore, una, sì, ma un ieri fallo sera. A favore, un fallo non ma a favore. Ma ieri sera mi avete seguito, ieri sera, quando io ho detto... è inutile che adesso cominciamo a fare il vittimismo per i gol in fuorigioco, quando eravamo più forti non c'erano fuorigiochi che tenevano, oggi siamo stati inferiori, ha vinto l'Evenso, lode alla Juve, adesso cara Juve, i guai sono i tuoi, devi dimostrare di scappare davanti a Napoli, noi ti stiamo dietro un punto, poi vediamo che succede, devi venire sempre qua, fermiamoci un attimo perché no, siamo dietro i tre punti, fermiamoci un attimo perché c'è una telefonata e poi andiamo in pubblicità. Pronto? È difficile stasera, eccoci. Pronto? Eccoci, buonasera. Senta, buonasera, sono Antonio da Ponticelli. Antonio. Volevo fare soltanto, non è demagogia, cioè un'osservazione. Vai. Dando per scontato che la Juve è forte, doveva vincere, è superiore al Napoli, però partiamo dal gol non gol e diamo il rigore al Napoli, 0-1 e vediamo la partita. È un bel vantaggio quello che ha avuto la Juventus. Fermo restando che ha meritato di vincere, però certo parte con piede giusto. Non si discute questo, ma però bisogna smettere tutti questi favoritismi della Juve. Va bene, speriamo, grazie. È un bel vantaggio partire 1-0 subito dopo due minuti, parliamoci chiaro. Angelo, sono d'accordissimo, c'è il gol nettamente in fuorigioco. Però quando si tratta della Juve, del Milan, dell'Inter, del Barcellona, del Real Madrid, allora tutto errore come nient'altro. Ma gli errori gli abito di commettere. Ma scusate, non era rigore su Quadrani il calcio che ha dato Hiller in area di rigore a partita della Fiorentina. Anche prima della Fiorentina. Non era rigore su Castro che Berama l'ha preso e l'ha alzato da terra. Gli arbitri sbagliano. Io mi auguro che sbagliano in buona fede. Sono ancora bambino. Mi auguro che sia in buona fede. Perché onestamente se no è una cosa che non riesco a recepire un fatto. Allora, non ve ne andate, c'è una sorpresa. Non ve ne andate quando Angioletto vi dice che c'è una sorpresa, il c'è pizza. Una sorpresa. La no, pizza. No. La regia, la pubblicità, poi torniamo qui. Su TV Luna, la TV più azzurra che c'è, scusate, la modestia. Un po' tre belle. E allora rieccoci nuovamente collegati, arrivano ancora messaggi e questo è una grande dimostrazione di affetto. Ieri oltre 1000 messaggi da Torino ci avete inondato, io non sono riuscito neanche a leggerli, ho letti stanotte, a qualcuno anche risposto. Ma comunque. Ma Liberato Ferrara alla ritirata la sera, perché non partecipa più a trasmissioni serali? Gianni da Castellabate. Liberato Ferrara è ospite di questa trasmissione oggi alle 5:30 in Febbre Azzurra con la splendida Anna Di Chiara. Al grande Tascone, ma i napoletani perché si fanno prendere in giro dal presidente? Non si vincerà mai, è un imprenditore. Dice questo tifoso che non si firma. Angelo, il problema del Napoli si chiama Taccagno, De Laurentiis. Ciao Marigliano. Biagio D'Anoli invece, ma perché dopo le partite contro il Catania, Torino e Fiorentina non si è parlato degli arbitri? Credo che ci sono stati errori marchiani. Allora, coerenza. Tifosi della Juve. Napoli squadretta senza carattere, tifosi lamentosi. Quello che contava era fare risultato ed invece migliore in campo il portiere. E vabbè, non si firma nemmeno questo. L'anno scorso l'Inter vinse 1-3 a Torino dopo un gol di un minuto in fuorigioco di Vidal. Se una squadra è forte davvero, psicologicamente e fisicamente supera tutto. Però alla fine poi la Juve ha vinto lo scudetto e l'Inter non si è classificato. Al nono posto. Quindi manco nelle figuriamoci. Siamo in corsa sia in Champions che in campionato. Enzo, coraggio. Bello questo messaggio. Vado al telefono, pronto? Pronto? Pronto Angelo? Eccoci. Ciao Angelo, sono Antonio da Casetta, ti voglio informare. Antonio da? Casetta. Da Casetta, un po' di voce. Prima di tutto un grande saluto a Mister Tascone, perché ha raccolto in una frase tutta la partita del Napoli. Sì. Allora, noi in Napoli, io sono tifoso della Juve, però vi seguo tantissimo. Avete lasciato libero il Mozart del calcio italiano, Andrea Pirlo. È scritto il messaggio qua. Secondo me là avete perso la partita. Ma te l'ho letto il messaggio. Avete fatto fare tutto. Va bene. Ma indipendentemente da questo, ciao. Non hanno fatto giocare Amsic, perché quando era in possesso di palla, l'Orient andava lì e si metteva vicino a Amsic per non farlo ricevere la palla. Il leone è ferito ma non è morto, cari signori arbitri, Forza Napoli e complimenti per la trasmissione. E allora, momento di goliardia, poi la sorpresa.
Diamoci le pillole. Benissimo. Bravo. A proposito di pillole, la signora parla, perché a me mi piace quando parla la signora. La signora parla. Onestamente, signora, mi raccomando stasera. Parla, parla, parla. Ah, lancia tu, lancia tu queste pillole. Bravo. Le pillole, come si dice? Le pillole. E adesso le pillole, giusto? Vai. Voglia di parlare. Guarda chi lo ha, si è abbardato a lui. Chi ci hanno fatto proprio, proprio? Ma quando mai, ma quando mai? Si ho prima con la rifuori gioco, in coppa un secondo, la punizione non esiste proprio. Si hanno rubato la partita, si hanno rubato. L'unica cosa che si hanno rubato è il cervello d'oro. Ma quando mai? Don Raffaele ha sbagliato da subito, era lui a Caleion e Hiller dal primo tempo. Ma se l'arbitro ha fischiato tutte cose, ma io vengo. Però. E poi Amsic, quando sono queste partite importanti, non gioca mai, mai, come si fa a fare? Che buffone ha fatto un fenomeno a Porto. Anche se... Poi, no, volevo... Ma ferisci pure a me la prensa le parole. E tu hai detto che non volevo parlare. Ma come non volevo parlare? Non volevo parlare, nel senso che non volevo parlare, ma io devo dirlo. E parla. Attimo. Benché? Benché? Il Napoli abbia avuto una sonora bastonata, io dico che ha giocato bene. Che sei? Potevi sparagnare sta strunzata. Comunque dimmi, quali sono le squadre più forti? La Roma e la Juve. E guarda caso proprio quelle che ci hanno abbattuto. Noi manchiamo di personalità. Abbi fede, ci rifaremo quando poi verrà a Napoli. Comunque questa sconfitta segnerà per il Napoli una nuova epoca. Comunque, vi voglio dire una cosa. Bomba a me, stiamo a sentire. A domenica, a gala sta parabola, mettete i pantofoli, assiettete un coppo di vanno e guardate domenica in che ne guadagna pure salute. E poi, dice a chi li due vicino a te, con lunedì se ne iessero a fare una magnata. La salute Don Raffaele. Noi la parabola la possiamo anche cambiare, la possiamo anche calare, però poi dopo non si vede più niente. A casa con le pantofole non andrebbe male, perché onestamente si riposa un po'. Noi andiamo, signora, a cena molto spesso. Siete voi che non ci invitate mai. Ragazzi, gli juventini che scrivono qui sono pazzeschi. Questi ci sono 3 anni che perdete a Torino sempre gli arbitri. Meglio se il Napoli comprava Massimo Ranieri e vinceva il Festival di Sanremo con certezza. Però non vi firmate, siete dei vigliacchi. Non mettete mai il vostro nome, però mettete il numero di telefono e io vi leggo lo stesso messaggio, perché sono superiore. Noi siamo superiori come mentalità, come intelligenza. Benissimo, benissimo, benissimo. E allora, poiché io stasera, cari amici telespettatori, c'è una telefonata, aspettiamo questa telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Buonasera. Ciao. Sono Salvatore della Sesta Urunca. Salvatore della Sesta Urunca. Senta, io volevo fare una considerazione, e mi sono rivisto un paio di volte la partita ieri sera, proprio perché vedendola da tifoso è diverso sì. che poi rivederla di nuovo. Al di là delle considerazioni fatte, tattiche, perché le sappiamo, sì. dei problemi che comunque ci stanno all'interno della rosa, però voglio dire... I problemi all'interno della rosa, e quali sono questi problemi? Il problema è che ci serve un mediano, ci vorrebbe sì. un centrocampista, ci vorrebbe un qualche esterno, e via dicendo. Mi dica. Cioè che non è completa, voglio dire, specialmente quando nei campi, soprattutto a centrocampo, sì. a mio avviso, oppure come un centrale difensivo, no? Allora, volevo dire questo, però ci sta un fatto che comunque non può cambiare tutto il discorso, che in effetti fino al 74esimo del secondo tempo la partita era sullo 0-0. E comunque il secondo tempo ci sono state 2-3 occasioni sull'1-0, non sullo 0-0. Sull'1-0, sì. Sì, no, chiedo scusa,
1-0, sì, chiedo scusa. E ci sei stato proprio un attimo prima, in occasione chiara di Amsi, che sì, poteva, e che in effetti fino a quel momento la partita, al di là dei problemi e delle difficoltà che aveva in Napoli, era a favore della Juve per una decisione dell'arbitro. E allora? E allora voglio dire, si sta facendo un processo contro questa partita, al di là che comunque anch'io sono ritengo che ci siano e ci sono state delle forze poca cattiveria, oppure gli esterni del 4-2-3-1 dovevano un pochettino, cioè tutte quelle che noi abbiamo, però vengo un pochettino che si sta un po', da tutte le trasmissioni che ho sentito da ieri sera, si sta tutti quanto sul contro l'allenatore, contro come si non è il caso della nostra trasmissione, caro amico. Non è il caso di questa trasmissione, però voglio dire, al di là, sì, ma se noi fino a tempi addietro parlavamo che il Napoli comunque, adesso tutti quanti diciamo non si può lasciare Pirlo da solo, cioè voglio dire, una volta per sempre dobbiamo essere convinti di quello che vogliamo. Io penso che lui è andato a giocarsi una partita secondo quello che è il suo modo di giocare il calcio, e è andata male, punto. Va bene. Si può sempre comunque criticare la domenica sì, la domenica no, quando si vince va tutto bene e poi quando grazie del suo intervento, è stato chiarissimo e preciso. Voglio dedicare qualche minuto a quanto accaduto, Tommaso, in Salernitana Nocerina, giusto per fare il punto. Ci sono tantissime ansie, agenzie, parlano tutti, la Lega non è ostaggio di nessuno. Io penso che si è persa un'occasione perché guarda, tutto parte da questa benedetta tessera del tifoso, perché questi della Nocerina hanno fatto la tessera del tifoso, possono andare a seguire la partita a Salerno, hanno la tessera del tifoso, lo Stato gli ha detto che possono andare a seguire se si fanno la tessera del tifoso, quelli se la sono pure fatti, non ci possono andare perché il prefetto dice no, è pericoloso, ma loro questa tessera del tifoso a che cosa serve? Scusate, tutto parte da lì. Allora, non siete in grado di tenere i tifosi e controllare, vietate, allora vietano tutto. Adesso io non dico che hanno sbagliato, è giusto, ma se ci sono delle regole, quelle le seguono, sbagliano, caspo, si comportano male, arrestateli, denunciateli e sospendeteli. Però se uno c'ha la testa del tifoso di Nocera ed è una persona per bene, perché non può andare a seguire a Salerno la partita della sua squadra del cuore? Questa è la mia domanda, perché tu, io ho letto tutto, Tommaso, e mi sono fatto questa idea, tutto parte da questa cosa. Ma può anche partire tutto, come dici tu, da questa cosa, Angelo, però non c'è giustificazione assoluta, non c'è nessun attenuante per quello che è successo. Noi ci ritroviamo a dire, io almeno mi ritrovo a dire sempre la stessa frase quando succede una cosa del genere. No, ma io non voglio giustificare nessuno, adesso voglio dire, però se tu senti le motivazioni, innanzitutto non hanno minacciato nessuno, hanno chiesto di non giocare. No, aspetta, Angelo, loro dicono di non aver minacciato nessuno. Angelo, hanno chiesto di non giocare la partita. Angelo, le agenzie. Sì, no, io dico una cosa, ti ripeto, insomma, ci ritroviamo a dire questa è la pagina più brutta del calcio potesse. E ce lo ritroviamo sempre a dire quando succedono episodi del genere. Ma io penso che questo veramente, io ho 53 anni, insomma, chiaramente da tanto tempo che faccio calcio, non si è mai raggiunto. È una cosa allucinante. Cioè, vedere. No, senza partire da quelle che sono le ragioni, ma vedere quello che è successo in mezzo al campo, che chiaramente è semplicemente la messa in atto di un piano ben prestabilito, perché a monte ci sono delle minacce, perché altrimenti tu non puoi dare una giustificazione per quello che stai facendo. Qualsiasi giocatore, qualsiasi essere umano, qualsiasi uomo non può dare un atteggiamento simile, cioè non può arrivare a fare una cosa del genere se non si sente minacciato per la sua vita. Angelo, questa è la verità, è inutile dirci il calcio non c'entra niente, lo sport, la diatriba fra Salernitana e Nocerina, qua stiamo parlando di vite umane, questi ragazzi sicuramente, io non giustifico, ma sicuramente si saranno trovati a essere minacciati da qualcosa di grande, di forte, perché altrimenti non sono impazziti da mettere in atto una commedia del genere. Angelo, non c'è un attenuante, non ci può essere una giustificazione, questo è il livello più basso che abbia potuto mai raggiungere il calcio. Ma io sono d'accordo importantemente, scusami, su quello che ho detto, che hai detto. E non voglio passare per quello che cerca tutti i costi di giustificare. Io non giustifico nulla, io dico soltanto, ma è mai possibile che non si può garantire una partita di calcio, ma si deve vietare una partita? Perché non si può garantire?
allora non li mettete insieme in questo girone. Allora quando fanno questo girone, ci capita Salernitana e Nocerino, non li mettete proprio, perché adesso al ritorno cosa succederà? Non si gioca, peggio di più. Qua si gioca. E allora la Nocerino verrà radiata, non si gioca più, te lo dico io. Allora già Angelo, tutto nasce che dall'inizio del campionato lo stesso Lotito disse non ci mettete, però erano tre squadre, che la guerra non è soltanto Salernitana e Nocerino, c'è anche la Paganese. Allora tutte e tre queste squadre non li potevano dividere, l'hanno messo nello stesso girone e la Lega ha commesso il primo errore. Poi è successo, la squadra era in ritiro a Mercato San Severino, al Parco Hotel. Arrivano alle 12.30, subito dopo pranzo, che loro avevano mangiato con mister Fontana e questo Fusco, che è poi andato in panchina e ha fatto più danni ancora lui, che io non conosco. Che è successo? Sono state minacciate, ma minacciate veramente, che non è possibile che dopo due minuti si fa una sostituzione di tre giocatori. I giocatori si buttavano a terra per andare fuori dal campo per arrivare al numero di sei per sospendere la partita. Io mi meraviglio come un dirigente grandissimo che si chiama Gigi Pavarese. Caro Gigi, tu hai commesso un piccolo errore, perché se sono venuti, come sta su tutti i giornali, a Mercato San Severino, a Parco Hotel, e vi hanno minacciato, bastava fare una sola cosa, caro Gigi Pavarese. Andarsi. Invece di andare a Salerno, gira il pullman, te ne vai a Nocera e metti in evidenza che non siete andati a Nocera. Così, così, così. E poi bevata. La partita persa a tavolino è un punto di penalizzazione. E non era meglio, e non è stata peggio quella che è andata. Noi siamo andati su tutti i siti, mentre così era stato un fatto che rimaneva a livello regionale. Invece è successo alla fine di noi. Vedremo che cosa accade. Prendiamo ancora una telefonata, poi c'è la sorpresa. Pronto? Eccoci. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera a lei. Alfonso da Cava dei Tirreni. Alfonso da Cava dei Tirreni. Salve, io volevo fare delle considerazioni. Veloce andiamo perché abbiamo poco tempo. No, è molto semplice. Io diciamo che ho un po' paura per quanto riguarda il discorso di Benitez, perché mi sembra che sia troppo integralista. Perché è vero che lui ha un modo di giocare e quindi cerca di metterlo in atto, però con certe squadre bisogna avere anche l'elasticità mentale di poter fare determinate cambiamenti a seconda della partita e di chi sia di fronte. Noi avevamo un centrocampo della Juve che ci ha massacrato, cioè sinceramente continuare in questo modo era una partita persa in partenza, al di là degli episodi, perché giustamente iniziare con un gol del genere cambia poi i programmi, però bisogna essere anche obiettivi. Io credo che il signor Benitez, che è un grandissimo allenatore e io sono ovviamente contento, però bisogna che abbia un po' mentalità aperta. Mi sembrava Mazzarri 2 la vendetta ieri sera, sinceramente non mi è piaciuto da questo punto di vista. Va bene, grazie. Fermo restando che la Juve si è dimostrata più forte, ma il Napoli poteva contrapporre molto molto meglio. Bene, grazie del suo intervento. Con la testa di Maroni è finito il bello del calcio. Come era bello viaggiare tutti insieme senza alcuna restrizione. Un bacio ad Angelo da Ruggero. Ciao Ruggero. L'avevo indovinato, ma grazie, solo grazie a questo presidente. A gennaio ci rinforzeremo e torneremo ancora una volta grandi. Battiamo tutti, a Napoli non si passa, per Juve, Milan, Roma e Inter non vinceranno. Scommettiamo, grazie e buona serata. Ti stiamo guardando, anche se Peppe è al processo del lunedì. Ti saluta Antonella e qui da me a cena. Ciao Mary Bruscolotti, che preferisce guardare noi e noi il marito, siamo veramente alla grandissima. Ciao Mary e un saluto anche ad Antonella. E allora, la sorpresa è questa. Noi ci dobbiamo tirare su di animo, ragazzi, ma non è morto nessuno. Abbiamo perso una battaglia. Ma lo dici. Abbiamo sei perso... tu se lo sto dicendo che sei nessuno. Più rammaricato. E allora, per voi... Tu stiamo dicendo... Mandiamo i gol. Dall'ufficio. Mandiamo i gol, stai calmo. Mandiamo i gol. Mandiamo i gol. Tu poi quando perdi la mia promozione tu volessi venire a te lunedì. Sono un uomo morto. Ecco. Allora, io penso che con la Juventus, magari penso con la Putellana, per dire. Tanti saluti agli amici Putellani di Pozzuoli. Ieri sera... è stato un periodo, ha ricevuto una palla in area di rigore, aveva le spalle con Bonna, si è girato bene, si è girato,
doveva dare più effetto alla palla, faceva un gol che se ne cadeva il campo, stessi gli Juventini doveva parlare. Purtroppo è uscito abbondantemente. E noi sappiamo che voi ha fatto una cosa da grande giocatore, grande ragazzi. Campione. Veramente da grande, grande campione. E allora, se devo salutare Tommaso Mandato. Ciao Tommy. Grazie a te, buona serata. Io rimango a metterti. Ciao Tommy. Arrivederci. Ciao Carmine. Ciao. Arrivederci. Non di nuovo. Ciao, ah, anch'io. Ciao Carmine. Mi credo che se tu rimani via a te, Angelo. No, no, rimaniamo. Ha già finito? Sì, sì. Ciao Carmine. Ma vabbè, allora mamma già pizza. Allora, un grazie e un saluto anche a Federico Scadozzo, alla regia, alla nostra regista, alla nostra regia, super regia di Caserta. Domani alle 17.30 l'appuntamento con Pane e Pane, Vino al Vino con Carlo Alvino, poi mercoledì Luna Azzurra Itinerante, la prima puntata condotta da Carlo Alvino con numerosi ospiti, da non perdere alle ore 21 in diretta. Mercoledì parte il programma di Carlo, in bocca al lupo al nostro collega dalla Ninfea, dal ristorante della Ninfea, in diretta, quindi avremo sicuramente un grandissimo audience anche qui. Non lasciamo il Napoli, non lasciamo gli azzurri soli, non lasciamo TV Luna, la TV più azzurra che c'è. Vi lascio subito dopo la pubblicità con la partita di basket, appunto, tra Trento ed Expert Basket Napoli, gara che abbiamo trasmesso sabato in diretta alle 20.30 grazie agli sforzi della nostra produzione e del nostro editore Pasquale Piccinino, che salutiamo tutti con affetto. Grazie ancora, ci vediamo noi come linea diretta lunedì, ma poi la settimana prosegue con Febbre Azzurra alle 17.30, poi ancora Pane e Pane Vino al Vino giovedì, e giovedì Tifosi Napoletani con Gennaro Monturi, poi avremo naturalmente Globoli Azzurri venerdì con Samuele Ciambrillo, e avremo ancora gli approfondimenti domenicali con il basket, con il Napoli. Insomma, noi di TV Luna, la TV più azzurra che c'è, non molliamo. Da Angelo Pompomeo un cordiale saluto a tutti, arrivederci.